Un saluto a tutti gli amici di Padova Sport Flash speciale Plebiscito. Oggi siamo qui con Alessia Millo, giocatrice dell'Atlantic Plebiscito Padova. Ciao, ciao. Alessia. Ciao. Ciao. Allora, iniziamo parlando del fatto che in campionato adesso siete in prima posizione grazie alla vittoria di 2 settimane fa contro il Messina. Sabato scorso avete giocato in casa contro il Pescara, avete vinto, quindi mantenete la prima posizione. Sì, siamo prima in classifica di nuovo, finalmente. A Messina abbiamo fatto una bella partita, molto... siamo sempre state sopra, ecco. E la partita di sabato scorso è stata una partita un po' particolare, veniamo da un periodo pesante di carico e... loro non hanno messo molto sul piano fisico, noi ci abbiamo messo un po', però poi alla fine siamo ritornate noi, ecco. Infatti è un periodo molto pesante anche perché oltre al campionato adesso voi partite proprio sabato per giocare anche la seconda fase della Coppa Italia, giusto? Siete a Milano? Sì. E giocate contro Milano? Milano, Rapallo e Orizzonte. E Orizzonte. Come vi state preparando? Siete in carico? Sì. Sì, abbiamo fatto ieri il nostro programma di nuoto preferito, abbiamo fatto 25 da 100, però questo non vuol dire niente, dobbiamo fare ora bene questo weekend per prendere consapevolezza e per spaccare tutto il 25 febbraio. Allora, il 25 febbraio quindi c'è l'appuntamento veramente clou, diciamo, di questa stagione, almeno per adesso, perché sono i quarti di finale giusto dell'Euroleague. Sì. Giocate contro l'Olympiakos. Olympiakos è una squadra veramente forte, di alto livello. L'anno scorso ci abbiamo giocato contro 2 volte, una nella finale di Supercoppa Europea, dove abbiamo perso, e l'anno scorso anche abbiamo perso. Non di tanto però, fermi. Cioè, non tantissimo. Nella Supercoppa sì. Ah, nella Supercoppa sì. Okay, nella Supercoppa sì. No, abbiamo pareggiato o perso, non mi ricordo bene, nel girone di Coppa. Ah, ok. Però eravamo sopra e poi ci siamo andati. Eh sì, c'è stato un po' di confusione. Però comunque ho chiesto a tutte quante, cosa ne pensi del sorteggio? Cioè, te sei contenta di giocare contro l'Olympiakos, contando che appunto la prima la giochiamo in casa, il 25, alle 18.45 al Plebiscito, mentre la seconda sarà a marzo ad Atene. Tu cosa ne pensi? Cioè, sei contenta del... Sì, sono contenta perché penso che possa essere una sorta di rivincita che ci siamo prese, che ci prendiamo quest'anno, ecco. No, l'ho chiesto a tutte quante e tutti quanti hanno detto che sono contenti dell'Olimpico, allora insomma non poteva andare meglio di così, no. Dai. Sì. Allora, appunto, stavamo parlando della Coppa Italia, chi si qualifica, cioè le prime tre del girone, sì. Giusto, vanno a giocare la Final Six, sì. Che sarà poi dopo sempre fine marzo, mi sì, pare. Sì, il 31 mi ecco. Pare. Inizi. Quindi veramente non avete più weekend liberi. No, l'ultimo weekend libero è stato un po' lo scorso, che avevamo la domenica libera, se no un periodo intenso, ma bello, insomma. Adesso tu, oltre a giocare, hai anche un sacco di altre attività da gestire, nel senso che alleni, hai iniziato ad allenare, come chi alleni, come ti trovi, sei al Plebiscito?